Sì, e mo vengo su pure a fare la prevola. No, capito. Vado su. È la 95-120, no? Mi dà una roba. Eppure qui a Camp Arena il tempo scorre velocemente. Il vagheggiamento del ritorno in patria che prima o poi avverrà si alterna costantemente alla visione del pericolo, alla consapevolezza di partecipare ad un conflitto contro un nemico insidioso, viscido, non convenzionale. Sarà stanco, che dici? O prende l'ombra? A G chi è? Perché questo vento anziché? Se tiene? Il vento? Però anche le temperature. C'è pure meno polvere sospesa. Ok, parte l'apo. Qui bisogna lavorare con passione, controllare ogni cosa, come d'incanto spariscono anche le gerarchie, i gradi. Il caporal maggiore mitragliere è importante quanto lo specialista primo maresciallo, quanto persino l'ufficiale che pilota il bestione volante. Gioco di squadra, l'equipaggio è come un solo uomo. Dentro e fuori il gigante di metallo non esistono differenze. Il nemico poi non fa distinzione, un proiettile o lo scoppio di un ordigno uccide il caporale come il maggiore. Per la morte, la pelle del caporale vale quella di un ufficiale e viceversa. Efficiente in linea, ok? Sistema a casco, no? Dov'è col casco? T'ho lasciato libero una piazzola. Hai visto quelle... quella di stamattina? Eh? Eh? Ecco.
poi l'ho tolto, hai visto, no? Ho tolto quelle in 15 da davanti e stasera così ci lasciamo, va bene, ci vediamo tra poco, ciao gas, ciao. Ho tolto, sì, ho fatto togliere da ufficiale superiore, sì. ho fatto. Raga, qui vi inculano, eh? T'ho lasciato. Ma qui vi inculano. No, ma chi li inculavo? Che siamo venuti qua, c'era praticamente il mercato lungo la pista. Qua di fronte c'era un vecchio aereo, uno Yak 40 russo, e quando siamo arrivati sull'aereo c'erano 200 persone sopra l'aereo, e tutto intorno sulle colline c'erano praticamente migliaia di personaggi. E adesso invece, come vedi, è tutto ricostruito, c'è una base, probabilmente faranno un aeroporto civile, che è l'ultimo avamposto prima del Turkmenistan a nord. Distese giallo sabbia, con le montagne che separano la provincia di Herat dal Turkmenistan, solcate dalle strisce di asfalto delle linee di volo e dalle piste dell'aeroporto della base di Camp Arena. Uno scenario sempre uguale a se stesso, fatto di strade asfaltate alternate a vialoni polverosi che costituiscono il sistema viario della base. In mezzo, veicoli da trasporto truppe parcheggiati sotto il sole. I prefabbricati, dove alloggia il personale, compresi uffici e sistemi logistici. Sala d'aspetto, ah, bellissimo. Con i bagni? No, mica stiamo a pettinare le bambole. C'è anche quello per le signore? Certo. Ah, ecco, quello mica per... poi nemmeno tanto, Ah no, adesso quasi. Ma a volte anche meglio di quelle di Herat. No, c'è il buco. Bene. Si quieres puedo subir yo una tanda con el Aníbal que tengo aquí debajo. Negativo. Copiado. Il nemico non è solo l'insurgent, come si dice nel linguaggio della guerra, ovvero il ribelle, in questo caso il talebano, o comunque il terrorista legato ad Al-Qaeda o ad altre organizzazioni nemiche che gestiscono i traffici di droga e armi. Spesso ci si mette anche la natura, quella insidiosa di un territorio in prevalenza sabbioso, quella sabbia che ti entra nelle viscere, ti secca la gola, ti si appiccica sulla vegetata. Una sabbia in sospensione che genera uno dei peggiori nemici per i piloti delle aeromobili, l'incubo del brownout, una micidiale restrizione della visibilità proprio mentre si avvicina il suolo, il momento dell'atterraggio. E perdi completamente il contatto visivo con l'ambiente che ti circonda, ti coglie disorientamento, il rischio dell'incidente è sempre a un passo. È lo stesso rotore dell'elicottero a provocarlo, oltre alla conformazione del terreno. È davvero micidiale. Mm-hmm.
Quindi tu adesso scendi a riprendere gli altri? Adesso carichiamo. Dopo, quando voi mangiate, mi chiamano e... io? Sì, vedi di sta però pronto perché siamo su chiamata, capito? Sì, quindi... là siamo. Tu dove stai? Eh? O qui? No, noi stiamo caricando il CA, carichiamo il CA. Siamo in treno. Lui è stabilizzato. Questa è la mensa? Sì, sì. Ok. Questo è il bagno. Che figata. Che figata, raga. Partite. Adesso... il numero ce l'avete, no? Viene dato al capitano. Ah, sì. Chiamate a lui, al massimo. Chi ce l'ha il numero 2? Il capitano è Lotta. Totalmente io. Sì, le cantine con il polvere, se ne andiamo qua. Perché quando siamo andati a dormire al TRT, raga, dentro il bunker di sotto. Anche lei ci hanno messo in una camera, eravamo una quindicina. E ci andavi con il gatto delle nevi. Col gatto delle nevi, sì. Se per la città vedevi macellai con la carne appesa per il coperto di mosche. Ma io se ti beccavo, ti fermavo a culo davanti alla strada, dai, mangiare. Si rischia la pelle qui ai RAT. Quando si lascia la linea di volo della base e si viaggia verso una delle tante destinazioni operative, la tensione diventa la tua compagna più intima. I pensieri si intrecciano nella mente, ma devi restare lucido e non perdere mai la concentrazione. Il caldo, l'aria secca e polverosa non è certo il tuo pensiero principale e soprattutto non lo è per i mitraglieri di bordo, con le mani ben salde sui sistemi di tiro. Oppure degli specialisti di volo, o dei piloti. E l'odore del JP8 combusto ti sembra un profumo amico dentro il CH47 in volo.